ritornate a me con tutto il vostro cuore, dice il Signore, perché io sono buono e misericordioso. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato nessun segno fuorché il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. La regina del sud sorgerà nel giudizio insieme con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché essa venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone, ed ecco, ben più di Salomone c'è qui. Quelli di Ninive sorgeranno nel giudizio insieme con questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono, ed ecco, ben più di Giona c'è qui. Parola del Signore. Ascoltiamolo in sdovento. Isti čas je začel Jezus govoriti z branjem množica. Ta rod je hudoben rod. Hoče imeti znamenje, pa se mu ne bo dalo drugo znamenje, kakor Jonovo znamenje. Kakor je bil namreč Jona znamenje za Ninivljane, tako bo tudi sin človekov za ta rod. Kraljica z juga bo ob sodbi vstala z možmi tega rodu in jih obsodila. Zakaj prišla je z konca sveta, da bi slišala Salomonovo modrost in glejte, več ko Salomon je tukaj. Ninevljani bodo ob sodbi ustali s tem rodom in ga obsodili, zakaj spokorili so se na Jonovo pridigo in glejte, več kakor Jona je tukaj. Abbiamo sentito nel Vangelo che una folla grande intorno a Gesù erano venuti ad ascoltare e sentire la sua sapienza, ma questa folla non era sincera nel suo ascoltare, nel suo voler venire a ascoltare Gesù. Niso bili iskreni, ko so prišli poslušati Jezusa. Era confusa. Niso vedeli, kaj si misliti. Chiedeva dei segni addirittura. Ti ljudje so hoteli, da Jezus jim da nekatere znake. E Gesù, rispondendo con tutta sincerità, Jezus pa je bil zelo iskren. Li spiega che il più grande segno in on jim je povedal, da največji znak che lui stesso je on sam. Però per scendere il loro livello, ampak da se je približal njihovem nivoju, e li ricorda di varie persone, on jih spominja na druge ljudi che hanno avuto qualche importanza nella loro storia, ki so bili pomembni v njihovo zgodovino, come Salomone, kot na primer kralj Salomon,
ma egli stesso ricorda ampak se spomne che la grandezza di Salomone da velikost Salomona non perché lui egli è bravo se stesso ne zato ker on je priden ma la sua intelligenza ampak zato ker je zelo pameten le viene data da qualcun altro da ma ampak ta pamet im jo mu da Bog. Se vi ricordate Salomone chiese a Dio Salomon io prašal Boga non soldi, non potere ga ni uprašal niti za denar, niti za moć ma la sapienza di poter gestire la missione, il compito al quale è stato dato ampak ga je uprašal za modrost da lahko vodi svoj narod dammi o Dio la sapienza che siede accanto a te sul trono lui reku Bog moj dej mi da znam voditi tako kot ti io sono un uomo debole, inconsapevole della grandezza del compito che mi hai dato. Io sono šibak, nisem močen, ne vem kaj točno narediti. Questa fu la preghiera di Salomone. To je Salomon rekel Bogu. E così dovrebbe essere anche la nostra preghiera. Takšna mora biti tudi naša molitev. Non assumere l'atteggiamento della folla. Ne smemo biti kot oni ljudje, ki so prišli v dan. Perché li attira qualcosa. Ker jih je nekaj povleklo. La moltiplicazione del pane. Kot recimo množevanje kruha. L'elemento più importante nella vita dell'uomo di allora. To, kar so slišali, da je najbolj pomembno. Ma Gesù vuole chiamarci, vuole educarci. Ampak Jezus jih je poklical v njih in nas, da nas nauči. Che la nostra preghiera da naša molitev non si limita ne sme biti samo a chiedere solo queste cose che pure sono importanti uprašat neke stvari ki se nam zdijo pomembne ma che sia la sua volontà ampak naj bo Božja volja di mettere lui al centro della nostra vita da on da v centru našega življenja e questo vuol dire anche incamminarsi crescere con lui. To pomeni da lahko rastemo z njim. Certo, io ho bisogno, tutti noi abbiamo bisogno di tante grazie. Mi rabimo veliko milosti. Può essere anche qualche grazia che è un po' spirituale, possiamo dire. Tutti nekatere duhovne milosti. Cioè, magari, Signore, dammi la forza di non peccare più, mai, mai. Lahko vprašamo, Gospod, nočem več grešiti. Perché così magari dopo io mi vanto e dico ma non ho bisogno delle confessioni. I potesse la se vajo io se ne rabbi miti da se grem več ispoveda. Ci sono persone che vengono a dirmi ma padre io non ho bisogno di confessarmi. Nekateri ljudje res rečejo da ne potrebujejo ispoved. Io sto a casa tutto il tempo faccio niente di male. Sono doma e ne naredim nič slabega. E invece in realtà resnici pa il Signore vuole che mettendolo al centro Gospod hoče da mi damo njega v center ci riconosciamo piccoli in da vidimo kako smo majhni invece di chiedere un segno prodigioso in namesto da vprašamo za en velik znak ci basta il suo amore nam je dovolj njegova ljubezen il suo amore che ci guarisce njegova ljubezen ki nas zdravi il suo amore che ci protegge njegova ljubezen ki nas ščiti il suo amore che ci illumina njegova ljubezen ki nas posveti il suo amore che ci rende uomini veri secondo la sua volontà ljubezen ki nas naredi prave kot on hoče donne ecco e allora la folla si è limitata molto a chiedere un segno ljudje takrat so ga vprašali samo za en znak e la stessa folla magari dopo e stessa avrebbe crocifisso lui stesso mogoče pa so terli huni ljudje ki so hotli ga križati il Signore sicuramente ha compiuto tanti miracoli durante la sua vita naš Gospod dok je bil živ je naredil veliko čudežev continua a compiere miracoli anche nella nostra vita in tudi v našem življenju dela čudeže nella mia vita v našem lastnem življenju guardate che per me è già un anno che io conosco questo santuario. Oggi un anno. Oggi Josef, che è un letto pozna to svetisce. Sembra per me è una cosa mai potevo immaginare. Ogni niti si
optimisti o nekaj takega. Tanti di voi conosco già e questa è una bella amicizia. Je veliko od nas spoznal in je postal naš prijatelj. Ma io quando sono venuto a Trieste, ampak ko je prišel v Trst, non ho chiesto al Signore dammi un segno. Ni vprašal Boga, dej mi znak. Nel senso che di mostrati Signore così forte, potente. Ni vprašal Bog, pokaži mi kako si močen. Non perché, cioè nel senso che io sono bravo talmente che non l'ho chiesto, però tutti noi siamo chiamati a non chiedere segno di per sé dal Signore. On ni vprašal za znak, ne zato ker je priden, ampak ker mi vsi vemo kako se to dela. Ma abbandonarci al suo amore e alla sua misericordia. Da se moramo prepustiti njegovi ljubezni in usmiljenju. Quando dovevo lasciare il paese al quale ho vissuto, studiato, stato ordinato prete, ko je moral zapustiti svoj kraj, ho dovuto lasciare tante amicizie. Je moral pustiti tam veliko prijateljev. Sembra che io non sarò più capace di costruire altre amicizie. Je mislil, da ne bo sposoben vezati nove prijatelje. Dopo un anno di conoscere voi, conoscere San Giuseppe, ampak po enem letu, ki je spoznal nas, ki je spoznal to svetišče, sento che questa amicizia è ancora più bella di quella che ha avuto. Misli, da mogoče je ta, to prijateljstvo, da so še lepša od onih, ki jih je imel prej. E così anche dovrebbe essere per ciascuno di noi, non solo. In to mora biti za vsakega od nas. Non solo a livello qualcosa di limitato o così piccolo, amicizia con una persona, ma molto di più. Ker prijateljstvo ni nekaj malega. E come sarebbe dire? To je kot da rečemo. Signore, eccomi, mandami. Ko da rečemo, Gospod, evo me tukaj, pošli me. Ciascuno di noi, ovunque, dovunque, dovunque sta. Vsak od nas, bilo kje. Perché io non so dopo se io sarò, rimarrò qui o non ci sarò, ma quello che sarò che oggi, adesso, io vivo questa realtà, è bella. On, oče Jozef, ne ve kam bo šel naslednja leta, ne more vet, ampak ve, da zdaj ta prijateljstvo tukaj so mu zelo všeč. E così il nostro incontro con Gesù dovrebbe essere rinnovativo, vivo ogni volta che lo incontriamo. Zaradi tega tudi vsakič, ko srečamo Kristusa, moramo biti veseli. Quindi non facciamo come la folla accalcava, cioè si stringeva al Maestro. Ne smemo biti kot uno ljudje, ki so stiskali Jezusa. E tutto finisce con chiedere un segno. A na koncu so rabili samo en znak. Invece il Signore vuole molto, molto, molto di più di noi. Gospod nam daje veliko, veliko več. Figlio, dammi il tuo cuore. On nam reče, otrok moj, dej mi tvoje srce. Come abbiamo parlato stasera dalla catechesi. Tako kot smo že omenili prej. Ecco, allora siamo chiamati, siamo invitati sull'esempio di tanti amici di Dio. Smo poklicani kot prijatelji od Boga. Di Giona. Od Giona. Salomone. Salomona. O Davide. Davida. O Mosè. Moisesa. Sono tutti persone come noi. To so bili ljudje navadni tako kot smo mi. Che la scrittura in questo periodo ogni tanto ci fa sentire una parte della loro esperienza con Dio. Ko beremo, večkrat preberemo o njihovem življenju. E noi siamo chiamati in tudi mi smo poklicani a scrivere anche la nostra storia, da tudi mi pišemo našo zgodbo, la nostra esperienza, kar smo doživeli, però sempre con colui che ci ha amati e ci ha chiamati alla vita, ampak vedno s tistim, ki nas je poklical k življenju, ki nam je daroval življenje. Perché se Giona o Salomone o tutti gli altri, so che li si la ricordiamo, ker Giona, Salomon, ricordiamo, e perché loro hanno preso questa loro importanza in quanto hanno voluto far vivere col Signore e per il Signore. Sono postali pomembni, che sono živeli z Bogom in za Boga. Per loro era Dio. Za njih Bog. Noi siamo molto più fortunati perché Gesù, suo figlio, lo conosciamo. Za njih je bil samo Bog, mi pa smo spoznali njegovega sina Jezusa. La vogliamo conoscere, questo sarebbe anche lo scopo della Quaresima, conoscere di più.
In zdaj v tem postu ga bomo še boljše spoznali. E anche invocare, pregare lo Spirito Santo. In bomo molili Svetega Duha. Ecco, allora andiamo avanti, continuiamo il nostro questo cammino. Andremo naprej po naši poti. Affinché vivremo una Pasqua tutta speciale. Da pridemo do specialne velike noci. È una Pasqua personale per ciascuno di noi. È una velika noč, uskrs, ki bo vsak pomemben za vsakoga.